Questo video è per te, che hai selezionato chi è il maestro Colonna. Ecco qualche chicca. Buona visione. Ne ero più coglione. Alla fine della gara saremo penalizzati. I commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Sto pezzo di merda. Guarda, devo sparare loro. Se me lo fanno fare sti bastardi. Ok, credo che sia arrivato il momento di venire a cambiare quelle gomme. Torna subito alla tua posizione, altrimenti saremo penalizzati. Non puoi sorpassare il regime di safety car. Ecco. Cedi la posizione, siamo in regime di safety car e non sono consentiti. Per andare dietro a te. Restituisci la posizione. Per andare dietro a te. Per andare dietro a questo qua, a quest'altro ignorante. Per andare dietro a quest'altro ignorante, mi hanno dovuto squalificare dalla sessione. È stato un bug pure. Sto bambino. Ma io di te non mi devo fidare niente. Non si può fare niente ed è scorretto farlo. Wow, wow, sto pezzo di merda. E gli canto bergamasco contadino, ti rubiamo il motorino. Contadino bergamasco, ti è rimasto solo il casco. E poi lanciamo di nuovo il booster dal secondo anello. Però porco Dio, eh. E porca madonna, che teste di cazzo, È una brutta giornata. Non avere conto. Mamma mia. Come lagga. Wow. No. Big Chief, ma che cazzo fai? Ogni mattina uno statale si sveglia e sa che dovrà correre il più veloce del bumper per salvarsi. Ma io faccio vedere io come sono scorretto, come sempre. Dai, basta, che cazzo. È arrivato il maestro. No, mi sono rotto le palle. Oh. Mo vedono, ma io faccio vedere io. Lanza, c'è un testa di cazzo, la pagherai anche tu. Lanza, cosa c'entra? Come se c'entra? Io gli dico che gliela devo fare pagare e mi passo, tanto io ormai mi hanno rotto le palle nella chat per farmi prendere la penalità. E loro con la col bot di merda. Avete rotti i coglioni in questa lobby di merda. Porco Dio, sto pirroncino di merda. No, ma sta piovendo, cazzo. Dai però, siete allucinanti. Wow. A me mi dà la penalità, oh. Ma porca troia, oh. A me mi dà la penalità. Ma vaffanculo, va. Amici delle lobby notturne, dato che vi è piaciuto tantissimo il primo video del maestro, ecco qualche altra chicca. Buona visione.
State attenti alle orecchie, ci potrebbe essere qualche schiamazzo. Ci provo io, ci provo. Ma che ci provi? È una follia. Che ci provi? It's time to go dovoli. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Qua ho passato bene o sono stato... No, sono stato sempre scorretto, naturalmente. Ah, sempre scorretto? Io non ho visto niente di scorretto. Che devi vedere? Tu proprio non sai proprio come si sta in pista, è proprio questo il punto. Sì, ma un po' il motore era caldo, sì. Wow, sto testa di cazzo, wow, sto bastardo, pizzare 81 di merda, ma veramente, oh, ma che gente c'è qua, oh, ma porca troia, oh, assurdo, oh. Ma perché fanno così, ste teste di cazzo? E dai però, e dai! Di rendimento in pista. Abbiamo una strategia alternativa di... Ma guarda tu, sto coglione! Fuori, esci ora. Giuro che non li sopporto più. Avete rotto i coglioni, bambini di merda! Guardalo, sto pezzo di merda, guardalo, st'uomo di merda. Wow! Ma porco Dio! Abbiamo carburante a sufficienza per... Hanno iniziato a rompere i coglioni, sti deficienti! Sto coglione di merda! È assurdo raga, è assurdo. Il mio compagno di squadra, tra parentesi. Ma vaffanculo, va. Allora ragazzi, preparatevi. Qui ci sono i tre migliori video del maestro. Partiamo dal medio fino ad arrivare al top dei top. Cambiare. Ma perché tieni le marce così alte? Perché c'ho là il coso, se cambiavo prima la marcia mi sbinnava perché non ho il controllo di trazione. Ma lo vedi che c'hai lì Marco Foyt? Ma dai, ma pia Marco Foyt. E me lo prendo. Oh! Ecco, Dio cane, oh! Ma come cazzo fanno? Ecco, Tony Kevin, sta di merda, non sa guidare. Tony Kevin è di merda. Che successo? No, colonna, non sbinnare. Colonna, riparti. Sono incazzato. No, colonna. Che devo ripartire, non mi gira la macchina. No, guardalo che fa. La macchina. Lei, l'amico di tua figlia, guardalo che fa. Guarda. Sto mongoloide. Domani quando viene a casa mia, perché è compleanno della mia figliola, non lo faccio entrare. Bravo. Lo faccio entrare. Guarda. Ma guardalo. Guarda, ora siamo in suabbo, guarda siamo in suabbo, ora siamo in suabbo, io lo dico, Sto pischello di 9 anni, madonna.
Ma dagli una botta, dai, dagli una botta, ah, dai. No, colata, no! No, hai rotto, no, hai rotto, solo uno. No, no, no. Mi sono rotto coglioni. No, mi vado a fumare una sigaretta. Potevi. No, che sigaretta? Sì. Sono 10 anni, non dirgli così. Mi vado a fumare una sigaretta, io ce n'ho 37 anni. Ma no, anni. Ma solo anni qui, che sigaretta? No, io non ne posso non ne fumo dal 18 aprile, canne, che mi hanno preso la patente. Come sanno preso la patente? No, no, aspetta, se ce la racconti, come sanno preso la patente? Sì, perché io, i carabinieri mi hanno minacciato che se non mi faccio cazzo. E buonasera, buonasera, siamo arrivati, siamo già... C'è sempre la bandiera gialla, quindi come 12 minuti al termine di questo Q1, Gran Premio di Gran Bretagna, prestazioni realistiche, prima della lineup. Questa sera con me ci sono Zan. Buonasera a tutti. E Sasi. Buonasera a tutti. Stasera siamo un po' di più, anche perché ovviamente essendo in 18 c'è la possibilità di essere più persone in lobby. Abbiamo comunque prestazioni realistiche, abbiamo Dudigno, Discreto, Ettore, Convivio, Tarta, Simo, Big Chief, Siccio, Sharky, Cormag, Pirroncino, Mu Ferrari, Pietro, Freccia, Stanislaschi, Il Pianista, Andre e Mau. Discreto è felice perché non c'è Kevin. E a questo punto, in questi primi, tanto manca ancora 11 minuti e Pirroncino segna il giro veloce. Allora, devono essere tre gli esclusi, perché siamo in 18. Chi sono i vostri tre candidati all'uscita? Dai Sagi, lascio la parola a te intanto. È una domanda scomoda per quello. Speriamo, io spero solo che il pianista magari passa la Q1. Eh no, io l'ho buttato, si è girato. No, in curva 1, vabbè, difficile curva 1. Allora, vediamo per adesso che i tempi sono tutti abbastanza vicini, perché dai, 29-1 Mauro, 29-0 Cormac, 29-0 Sharky, 29-0 Siccio, 28-9 Big, 28-8 Simo, 28-6 Convivio. Cioè, comunque i distacchi non sono elevati, dai. Beh, comunque per me Andre esce in Q1, pianista e Mau. Quindi Mau, Andre e il pianista. So che Andre mi vorrà male, ma... Vabbè, ci sta, nel senso... quello che si vede, però per dire che per ora esclusi i piloti che non hanno fatto un tempo, perché comunque hanno fatto un tempo alto, sono tutti 9 decimi, quindi per ora abbastanza equilibrata sembra questa qualifica. Adesso vediamo, ma purtroppo niente. Sasi sperava di avere una Mercedes o una Red Bull in questa gara. Anche un ass, devo dire che si sarebbe accontentato anche di un ass. Devo essere. Bisogna essere onesti. Mauro ha dato tutta la scia ad Andre. Tarta, intanto si prende la pole. Pole, giro più veloce del Q1. Hai detto Mauro a chi ha dato la scia? Ad Andre. Anche se non sono compagni di squadra. Ma avrà pagato qualche mazzetta, sai, prima di iniziare. Ah, può essere, dici? Andiamo a vedere se però ha valore. Con Andre 3-4-0. Sì, è un buon tempo 4-0. Comunque Andre dispone di una delle vetture, forse sì, delle medio vetture, una delle migliori, la McLaren. sull'1.28 alto 1.28 alto, andiamo a vedere Andre. Andiamo. 28 e 1. Nell'ultimo settore secondo me ha tolto qualcosa, si prende per ora la pole provvisoria e mette fuori per ora Freccia, il pianista e Mau sono gli esclusi, con Pietro sul filo insieme a Cormag e a Sharky. Ma Freccia sta arrivando a fine del secondo settore. Freccia adesso si sta lanciando. Beh, Freccia comunque dispone di una Ferrari, vediamo che Siccio è dodicesimo, però veramente i distacchi
molto contenuti. Convive sotto i 22 millesimi. Se guarda, Andre e Dudinho hanno 2 decimi, sono là. 2 decimi convivio. Andiamo proprio sulla Williams di convivio. Simo oggi... addirittura che esce con la con gomma gialla. Buonasera Mister Colombo. Chi è che è uscito con gomma gialla, Simo? Simo. No, la selezionata dei box. Convivio addirittura 28-3 con la Williams. Ricordiamo prestazioni realistiche, perché ovviamente magari uno vede convivio quinto, dicevo aspetta. Cos'è successo? Invece no. Clodex cerca team, ovviamente, come al solito. Ciccio, vediamo, sotto di un decimo. Anche Sharky, anche Sharky si sta migliorando. Andiamo a vedere con l'Alfa 28-7. Anche lui si toglie un po' dalle brutte posizioni. Big Chief 27-7, un decimo sotto. Andiamo a seguire Freccia che senza tempo. E poi ci sono anche il pianista e Mau che si sono lanciati. Io sono sul pianista io. Perché sono i piloti che sono a rischio a 6 minuti dalla fine. Comunque di questo Freccia è davanti al pianista. Freccia sta arrivando, infatti siamo su lui. Ultimo settore, ultime curve. Potrebbe segnare un bel 28.5, 28.6. Per avere un po' di respiro in questo Q1. Vediamo, 28.5. Fucsia! Ottava posizione, quindi Pietro per ora è escluso insieme a Mau e il pianista. Anche se canto Bergamasco contadino, ti rubiamo il motorino. Contadino Bergamasco, ti è rimasto solo il casco. E poi lanciamo di nuovo il booster dal secondo anno alla verde. Il pianista è partito anche Mau. 27-9 quasi per il pianista, primo settore. Non male, non male, non male. Invece Mau forse qualche problemino in più. E comunque anche Cormac e Big Chief devono stare attenti perché non sono tanto al sicuro. Siccio è sotto di 3 decimi. Siccio è sotto di 3 decimi? No, no. Peccato, peccato per il pianista. No. È uscito sulla curva veloce e l'ha perso sul cordolo. E vediamo la Mercedes che compare adesso. Secondo me per non prendere il taglio ha girato troppo e l'ha perso. Secondo me doveva tagliare tutto la rebatta. Chiedete a Freccia come andate ai 10 anelli. Non lo so perché non l'ho vista, però questa richiesta di statale mi fa presupporre che non sia andata proprio bene per Freccia. Purtroppo. Vediamo che Freccia lo sfideremo. Intanto Freccia però risponde sul campo. 28-0. Si prende il tempo migliore di questa Q1. Sta arrivando anche il suo compagno di squadra Siccio e sale in nona. Ha perso 2 decimi nell'ultimo settore. Vediamo, c'è Mau che si rilancia per cercare di portare dentro questa Red Bull, però è sopra di 2 decimi nel primo settore. Mi guardo Corrado. Fa tagliato purtroppo. Il pianista è ancora i box. È appena rientrato, deve cambiare anche l'ala il pianista. Io invece sono su Pietro che si è lanciato ed è il primo degli esclusi a 4 minuti e mezzo dalla fine del Q1. L'Alfa ovviamente non è una delle macchine più prestazionali, quindi Pietro sta pagando la differenza, però vediamo se riesce a guadagnare, a tirare fuori qualcosa dalla vettura. Tanto è sotto di 2 decimi. Già questo comunque gli consentirebbe. Come vedete voi l'Aston Martin come... Allora, muscolino che solamente vede convivio. Allora, io ho fatto fare a Mauro, come visto, la prova di tutte le macchine e me l'aspettavo meglio. Invece ho visto che non è proprio una delle migliori l'Aston Martin. Su questo circuito sembra non andare. Mauro ha detto che la Ferrari è molto bella da guidare, ma forse un po' pecca in velocità. Tanto Pietro è sotto di 4 decimi quasi. E forse la macchina migliore per lui è la McLaren da guidare.
Comunque sta rispecchiando anche sul gioco la realtà, la Aston Martin. Sì, sì, quest'anno è un po' deluso comunque le aspettative. Intanto Sciacchi si ritira, non so se è i box. Pietro sale in dodicesima. Corrado si migliora di pochissimo, 60 millesimi. Adesso è lui il pilota a rischio esclusione. Il pianista cerca tutto. Si sta migliorando di un decimo e mezzo. Chi si sta migliorando? No, annullato, gira non... No. No, peccato. No, gira annullato. Molto pulito. Andiamo a vedere Corrado che si deve tirare fuori da questa brutta posizione sotto di due decimi. È lì per buttare fuori Big Chief. Buonasera Tarben, qui sono per Mau e il pianista che escono subito al Q1, mi sa, purtroppo. Vediamo chi li accompagna. Vediamo perché... quanta trazione meccanica qua. Bene, Cormac 28 e 8, si salva, mette fuori Big Chief che purtroppo va per Prati, sarà costretto a rilanciarsi. Intanto Francesco si ritira i box, scarsi da Mauro. Però Big Chief mi sa che qualifiche finite, forse, a meno che non ha un altro tentativo Big Chief, perché manca un minuto e 20 dalla benzina. Sì, sai, dalla benzina può essere con Red Bull e Mercedes, inguardabile sta cosa. Sì, in effetti, purtroppo diciamo che non raggiungere neanche il Q2. Big Chief si rilancia, è lui che deve provarci. Mau si è girato. Mau niente, credo. Il pianista invece si è rilanciato. Ci prova il pianista, dai, taglio pianista. Curva, basta. Non ce la fa. No. Taglio curva, no, manca un minuto, manca un minuto e niente, credo che non ci sia più tempo per il pianista. No, no, è fuori, è fuori. A meno che non c'è forse quel... non lo so, forse ce la fa a rilanciarsi, perché forse abbiamo il solito bug, allora torniamo. Big Fish, due decimi sotto il primo settore. Big Fish, vola Big Fish. Io voglio già bene al pianista. Discreto. Oh, no, non prendere il taglio. Ha perso tantissimo, però sono 3-4 decimi quali ha perso tranquillamente. Anche spia della benzina accesa. Inizia a piovere, attenzione. Inizia a piovere in questo Q1, due decimi Big Chief, due decimi per mettere fuori Cormac, perché Cormac è i box. E non avrebbe tempo Cormac per tentare un altro giro sull'ultimo settore. Vediamo se questa pioggia non gli dà fastidio. Cerca di buttarsi dentro, esclusi Mau e Stanislavski, il pianista. Ha finito la benzina. Convivio alla Williams truccata. Beh, comunque Convivio è arrivato sesto. E quindi Big Chief è il primo escluso insieme a il pianista e Mau. Dai, io ne ho beccati 2 su 3, non è neanche male, dai. Buonasera Simo. Comunque, diciamo che esclusi Mau e il pianista, i primi 16, no? Fuxia! Credo di averli divisi bene, dai. Venuta abbastanza equilibrata, dai. Forse non è contento magari Cormac, che si ritrova a rischio, però comunque 8 decimi non è tanto il distacco. Poi sul bagnato adesso cambierà. Siamo il porco Ettore. Ettore è ancora in pista, sta arrivando adesso Ettore, si migliora ma era già dentro e quindi si va verso il Q2, che sarà sul bagnato. Quindi ricordiamo che stavolta non ho messo mano al meteo, ci ha pensato lui. Devi mettere 5 euro di diesel anziché 3,
Purtroppo non è bastato. Ma non finisce una gara, cazzo. Freccia, Andre, Tarta, Pironcino, Francesco, una. Convivio, Dudigno, Discreto, Siccio, Ettore, Simo, Mauro, Sciarchi, Pietro e Cormac. Questi i piloti che andranno al Q2, esclusi Big Chief, Mau e il pianista. Pianista senza tempo. Hai te lo sta bene, oh, tu sarai da noi, sentirai un coro che fa così, dai, dai, anche chiedervi, cioè, che quello che abbiamo visto nel Cuno potrebbe non valere. E poi adesso è un po' più difficile chiedere i 5 esclusi del Q2. It's time to go dopo lì. Allora, più vigino. Attenta Freccia. Time to go dopo lì. Ho usato la benzina rimanente dalla gara in Bahrain. Ah, ecco perché Big Chief non ha avuto benzina. Allora, andiamo a vedere. Non passa, non va in Q3, neanche se vuoi, se piove. 100%. Allora, però per ora gli mette le gomme da asciutto, eh. Sai che forse hanno un tentativo con gomma da asciutto? Perché la gomma da asciutto è molto velocemente. E ancora, infatti va. Allora, Convivio esce subito. La zampata, Convivio ci prova ovviamente. Ma non è che è solo lui che ci prova, vedo un po' tutti che. Io credo che anche Sasi, se era in pista, si sarebbe buttato subito. magari anche con gialla, dice, un tentativo lo faccio anche con gialla. Girossa va bene, dai. Quindi in ordine credo di avere Convivio, Francesco, Pietro, Andre, Cormag, Sharky, sì. E poi abbiamo un trenino con Tarta. Sì, Silvino, escono per lui. Sì. Diciamo che il grande favorito io vedo Convivio, perché oltre a essere comunque un buon pilota, anche se ha la Williams, e c'è da dire che la Williams in queste condizioni potrebbe anche faticare un po' di più rispetto al solito, però avrà la pista forse migliore di tutti, e quindi direi di andare a bordo con Convivio, che si tende il giorno per portare la Williams in Q3 alla Russell. Un buon pilota, infatti c'è Russell che nella realtà la porta in Q3, quindi vediamo se Convivio è, diciamo, un degno sostituto per George Russell, se riuscirà a portare la Williams in Q3. Tanto il pianista si scusa con Discreto, se rifarà in gara. Allora, la pista mi sembra ancora abbastanza asciutta, quindi credo che per Convivio ci sia la possibilità di fare un buon giro. Dietro ci dovrebbe essere, tanto 27.9, dietro ci dovrebbe essere Francesco. Freccia è rientrato in box, l'ha sbinata sul giro. Freccia è rientrato in box? No, sono usciti tutti. Dietro 28.0. Pietro 28.0, un decimo sotto, cioè sopra Convivio. Sopra, sì. Secondo settore sembrerebbe un po' più bagnato. Sì, sta iniziando a bagnare, però Convivio l'ha affrontato quasi come se fosse su asciutto. Infatti è 1.4.9. Qualcosina, sì, forse si è perso, inizia a bagnarsi, però è comunque un gran tempo. Dudigno uguale a Pietro. 28.0, quindi tutti più o meno lì, primo settore. Andre 1.4.5, secondo settore. Sotto di 4 decimi rispetto a Convivio, Andre. Discreto 27.8. Addirittura 2 decimi sotto. Convivio 29.2. Arriva Francesco. Fuxia! 29.0. Pure Ettore è pure sul 27. Arrivato Pietro, Andre 28.8. Buono Andre, bravissimo. Sta arrivando anche Mauro.
29-7 Sharky, 29-2 Pietro, 29-2 Tarta, 29-2 Simo, 4-8 mi sembrava, cioè come 29-8 Mauro, che per ora è escluso, 29-3 Pironcino, 28-8 si mette dentro discreto, 29-0 si è messo dentro Ettore, 28-8 mamma mia, sono arrivati tutti uno dietro l'altro, sta arrivando 29, anche Siccio, 3, no, no. Siccio 12esimo, forse sono esclusi e forse sono già terminate le Q2, forse hanno avuto tutti un colpo. Distacchi Sharky. ridotti andiamo tutti, su Sharky tutti in un secondo. Allora l'unico senza tempo è Freccia. Convivio come Russell o come Latifi? Convivio come Russell. Purtroppo in teoria è Mago che come Latifi, anche se può... Mago non si merita certamente questo paragone. Però convivio. Attenzione a Sharky, però quasi 2 decimi sotto. Secondo settore. Sharky si sta migliorando per buttarsi dentro. Ma deve migliorarsi minimo altri 2 decimi. Ah, sono tanti. Sì, discreto in Mercedes è stato. Che lui si è guadagnato la qualificazione a fortuna. 29,5 non ce la fa. Non ce la fa. Freccia sempre la 13esimo. Niente, sono andando tutti i box. Freccia, l'unico senza tempo, vediamo, sta arrivando. Infatti deve vincere la gara. Freccia si mette dentro e butta fuori Cormac. Grande tempo di Freccia in condizioni un po' più bagnate, riuscito lo stesso a buttare dentro la Ferrari. E credo che questo. No, ma io credo che sono finite le qualifiche, non ci sia modo. Pietro e Tarta hanno 50 millesimi. No, mi sembra. Secondo me sono finite. Freccia da Leclerc quando era ancora in Alfa, la butta dentro. Discreto si difende, io sono stato un outsider. Francesco, vediamo, no, Francesco sta rientrando in box perché sta finendo anche il carburante. Dudigno però è in terza posizione, non male. Tutti e due giri hanno fatto. Simo sta ancora spingendo. La McLaren sta rispettando tutte le prove. Il porco pezzi! La macchina qua. Simo niente. Freccia si sta migliorando nel primo settore, si sta migliorando nel secondo. Prende tutta la serie Sharky. Vola, Sharky, 6 decimi, sicuramente tutti vicino, ma passano solo in 10. Freccia si vuole mettere al sicuro con un altro giro. Freccia la vuole stampare come miglior giro. No, qua difficile. Però 29-1, infatti non riesce neanche a migliorarsi. Poi va persa la. L'unico dei piloti esclusi che ci sta provando in questo momento è Pironcino. E quindi lui ci dirà se la pista permette anche ancora. Anche Cor è tornato in pista e anche Mauro. Però Pironcino è già nel giro. Vediamo. Primo settore. Sopra di 2 secondi. No, credo che. Forse sono terminate le qualifiche. Nel senso che. Ottavo, pazzesco. Convivio è dentro, ottavo. Però vediamo, i primi 10 sono in 4 decimi. Ma secondo te Jade qua, sapendo di avere una macchina un po' superiore a quelli più forti, può anche se venire su un po' di ansia durante la gara, un po' di tutto? Beh, no, no. Per me sì, per me ti viene lo stesso. Anche perché comunque ce l'hai sempre dietro, cioè, poi vedi i tempi, non è che convivio, cioè Andrea gli ha dato 3 decimi. Sì, basta una curva sbagliata per non è un vantaggio, è loro. L'unico vantaggio che hai è che loro sai che convivio deve spingere al massimo per starti dietro. Cioè lui non può andare piano convivio perché se una rallenta. Sì, se no, mi rallenta perde troppo. Cioè. Non, deve andare tutto bene per lui. Quando invece, se invece corre, diciamo, in condizioni normali, può anche succedere qualcosa che l'imprevisto lo può anche colmare. Vediamo. Sopra di 2 decimi.
Infatti. Ma Ciccio non molla comunque, ragazzi. Sta rilanciando. È un po' tu. Perché ti dico, piove. Ma la pista non si bagna. Niente. Sì, sì, Reto, il pianista, il pianista. Mauro. Mauro era sopra di 3 decimi quasi del primo settore. Però secondo me sta spingendo tanto. Vediamo se ha trovato qualcosa nel secondo. Deve trovarlo, però deve trovare tanto. No, invece non riesce a migliorarsi. No, non riesce, non riesce. Vediamo se invece Cormag lui qualcosa lo trova. No, perché per ora taglia. E allora andiamo su Siccio, che si è appena lanciato. Primo settore. La pista non sembra bagnarsi per ora. Sicuramente dà molto fastidio quest'acqua, però. Oh Pietro, no, no, non rompere la gomma, sennò. Oh, tacci. Si è girato Pietro e ha rotto il muso. Siccio 3 decimi sopra. No, no, credo che non ci siano più le condizioni per migliorarsi. Quindi Pietro è salvo lo stesso, perché Cormag infatti è tornato in box. Pironcino ci prova, è riuscito adesso, però sta tentando un tentativo disperato. Siccio, andiamo a vedere, però era già sopra di 3 decimi nel primo settore. Per ora non si alza acqua, ma taglia Siccio, quindi niente. Sharky prova a fare in pieno curva 1 e i risultati non sono dei migliori. Riesce a ritornare in pista senza problemi. Pilota Alfa. Mauro, niente, anche lui fatica. No, giro annullato per Mauro. Se noti, i primi 9 sono tutti ai box. Non stanno rischiando. Anche solo Pietro, si è girato. Solo Pietro ci ha provato, ma senza ala. Credo che debba tornare in box anche lui. Cormag rimane in box. Pironcino ci sta provando. Sharky. Nada, Mauro box. No, io credo che siano quasi terminati. Sì, sì, Tarben, bene Tarta per ora, che sta portando la Red Bull dove, diciamo, dove merita. Magari non nelle primissime, però in Q3 l'ha portata. Secondo me hanno fatto il lavoro anche Andre Dudigno, che hanno portato la McLaren in Q3 tranquillamente. Bene Ettore, beh, discreto, ha fatto proprio il minimo. Diciamo che se devo dire i due che hanno fatto l'exploit sono Tarta e sono Pietro e Convivio, che hanno portato le due macchine forse inferiori in Q3. Mancano 3 minuti. Sì, ma tanto si stanno ritirando. Credo che anche Cormag più di questo comunque con la Aston Martin non potesse fare. Ringraziamo Falcini. Cormag non potesse fare, forse Pironcino qualcosina in più, ma parliamo di veramente 1-2 decimi, quindi stesso discorso. Sì, si sono ritirati tutti. Stesso discorso anche per Siccio. Ah, si è ritirato in pista? No, i box. Sì, era in pista prima. Si è girato. Ah, ok. Sul giro di lancio. Peccato. Ma sì che può correre, ha corso per voi. Allora. Sì, poi stava dicendo Siccio, comunque anche lui si è escluso, ma per pochi decimi, quindi alla fine. Non è che ha avuto tante colpe. Sharky ha fatto quello che poteva, così come Mauro. Alla fine le macchine a prestazioni realistiche giustamente non è che aiutano. Proprio lui! Incredibile! Proprio lui! Ok, adesso ho capito. Non avevo visto, ragazzi. Ma non finisce una gara, cazzo, sono tutti i box, non ne finisce una. Mi sa di no, mi sa proprio di no.
ti manca? Siccio, Cormag, Tarta, Freccia e Discreto. No, vabbè, comunque Sharky, cioè, se, vai, se vedi distacchi fino a te, siete a 6 decimi. Mago non ha beccato il timing, magari... Ecco, infatti, vedi, appunto, stavo dicendo. Mago non ha beccato il timing per scendere in pista e... Se no anche Mauro era in quei 6 decimi, quindi in 15 in 6 decimi. Cioè. Comunque ragazzi, vabbè, mancano 30 secondi. Beh, intanto potremmo andare. No, vabbè, no, tanto. Aspettiamo tra Q3 e gara magari. Mentre diceva che nel Q2 pioveva, invece la pista era ancora asciutta. Discreto e Freccia e Siccio, box Ferrari che attende l'ultimo secondo, giustamente, non si sa mai. Quindi terminano questo Q2 Andre, Ettore, Dudigno, Francesco, Discreto, Simo, Freccia, Convivio, Tarta e Pietro. Si giocheranno la pole e credo che se la giocheranno sul bagnato. Si sarà bagnata la pista a sto punto, no Sasi? Sì. Sono le due McLaren. Le uniche due insieme? Pescate, sì. Sì. Mi sa di sì, sì, sì. Poi c'è un Alfa Tauri, una Mercedes, una Aston Martin, una Ferrari, una Williams, Ferrari, una Red Bull. Una Red Bull. Ci sono praticamente tutte. Bravi. Sì, tutti quanti. Bene, dai, sono... Forse credo la, no, la Aston Martin forse manca. No, c'è Simo. C'è Simo. E quindi siamo pronti per questo. Beh, adesso posso dirlo. Adesso possiamo chiederti. Sì, sì, ripeto, è lui. Grazie a Marcello. Il reto è il cantante, il rapper. Hai sentito a te la canzone Sasi di reto, di Discreto? No, non l'ho sentita. Devi cercarla su YouTube. Sì, sì. Un giorno la puoi mettere come clip, no? Ma mi sa che una volta Fabio l'aveva messa, o Simo, forse Simo l'aveva messa. Sì, c'è Sasi. Fuxia! Sai che, ma è ancora asciutta la pista, incredibile, stanno riuscendo subito. Gli canto Bergamasco contadino, subito ti rubiamo il motorino. Ci prova, la sfangata. Contadino Bergamasco, ti è rimasto solo il casco. E poi lanciamo di nuovo il booster dal secondo anello verde. La sfangata, Tarben ti saluta, Sasi. Sì, tutto. Sto leggendo adesso, ciao. Che traffico, guarda qua, Pietro. Prova la sfangata, Convivio, esce ancora per primo. Però la pista mi sembra più bagnata del Q2. Madonna. Però Convivio cerca di buttare il cuore oltre l'ostacolo. La fa quasi in pieno, ma è bagnata, come ha fatto? Oggi sì, oggi Nico qualifiche complete, siamo al Q3, 10 minuti alla fine, prestazioni realistiche anche, quindi un po' di differenza. Discreto, tu puoi permetterti una corda al collo. Sono scesi tutti in pista, quindi li avremo uno dietro l'altro come prima. Convivio e credo che dietro di lui è ancora Francesco. È incredibile, Francesco è sempre riuscito a scendere in pista per secondo. Poi c'è Pietro, i primi tre sempre loro tre. Quindi si vede che riescono a uscire subito. Tarta e Andre. Andiamo a vedere dunque il primo settore. Anche credo che anche qui si giocherà tutto in un colpo. Con la pista che si bagna ma molto 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 lentamente. È iniziato a piovere all'inizio del Q2. Forse all'inizio del Q1. Alla fine del Q1. 29-2 Convivio. È più bagnata di prima. Sì, sì, è più, molto più bagnata, quindi 29-2 secondo me è un ottimo tempo.
Stanno passando. Designio 29-6. Proprio lui! Incredibile! Proprio lui! Con la McLaren, Andre quindi... 29-4. Anche Andre 2 decimi, quindi Convivio sta volando per ora. E lui davanti a tutti, e quindi forse... si è girato Tarta. Arriva Convivio. 8-2 Convivio. Anche discreto, quindi indietro rispetto al tempo di Convivio. Indietro rispetto al tempo di Convivio, che potrebbe prendersi la pole incredibilmente. 29-4 James. Anche lui 2 decimi sopra Convivio. Andre 1-8-1. Andre lì, che allora ha recuperato nel secondo settore. Arriva Convivio, 33-9. Arriva Francesco, che prende 34-0. Arriva Pietro. Ma non finisce una gara, cazzo, quello lì. 34-5. Arriva Dudigno, 34-6. Andre, 33-7 pole position. Ma credo che sia anche definitiva. Andre ha tagliato, Ettore niente, è discreto, è chiamato a fare il suo lavoro, deve prendersi la pole con la Mercedes. Il Gran Premio di casa, no, non va. 34 e 4, ma arriva a Freccia, 34-1, e si prende la quarta posizione. Sì, sì, ma lo zio ha fatto il colpaccio. Convivio secondo. Non so se sta ancora andando. Vediamo. Si sta provando a migliorarsi. Però 33 siamo già su tempi da intermedia. Convivio no, è sopra di un secondo. Io credo, ma io credo che sono... Sì, sono finito. Francesco è sotto di 3 decimi. Attenzione che Francesco sta tentando il colpo, potrebbe addirittura prendersi la pole. Convivio box, Ettore box, Tarta box. Simo 1-8-2. Simo un ottimo tempo. Arriva Francesco, 33-9, non si migliora alla fine, perde tutto nell'ultimo settore, si è girato Freccia. Andiamo su Simo, che è uno dei ancora dei piloti senza tempo. Arriva Simo sul traguardo. 34-1, quarto, buono. Sì. Freccia si è girato, Dudigno è sopra. No, si è appena rigirato. Chi si è migliorato? Discreto. Settimo, Pietro box. Francesco? No, Francesco era già salito. No, mi sa che è salito discreto. Oppure Dudigno. Dudigno. Uno Mazepin a 10. sai che mi sa che sono già rifinite anche queste. Perché... secondo me non c'è tanto tempo. Anche questa molto equilibrata, tutti in 7 decimi, quindi parte Ettore, che adesso sta provando. Però diciamo che Ettore e Tarta, che sono usciti adesso, ci diranno. Ha smesso? No, piove veramente poco, boh, non lo so. Però la pista mi sembra più bagnata. Ma io la vedo tanto più bagnata, sinceramente. La pista sì. Però magari l'intensità sta sprendendo anche la traiettoria. Sì, no, quello sì. Infatti per me Andrea ha fatto il colpo, ha beccato la pole nel momento giusto, anche se Convivio ha fatto un miracolo. Peccato per Francesco, perché con l'errore nell'ultimo settore secondo me si è tolto anche la possibilità. Il porco Big Chef. Abbiamo un board con Tarta, che deve provare un'impresa con questa Red Bull. Peccato per Tarta, l'errore nel momento... Ettore 29-9 quasi, primo settore. No, è alto. Molto alto. Peccato per Ettore. Anche lui ha perso il tempo del giro.
Diciamo che queste qualifiche erano un colpo. Devo riuscire subito a fare. Ah, intero sta meglio! Oh, tu sarai da noi, sentirai! Un coro che fa così! Dai, te li ci perdo! Ah, intero sta meglio! Oh, tu sarai da noi, sentirai! Un coro che fa così! Dai, te li ci perdo! E gli canto Bergamasco, contadino, ti rubiamo il motorino. Contadino, Bergamasco, ti è rimasto solo il casco. E poi lanciamo di nuovo il booster dal secondo anno alla vecchia. Distante da Andre, però magari nell'ultimo settore. Giusta qualcosina. 1,35 secondo me. 35,2 sì, sì. Troppo più bagnato. Lo zio si fa il segno della croce perché parte secondo. Starto 1,11. No, vabbè. È veramente troppo bagnato. Hanno ancora il DRS comunque, quindi almeno quello, però poca roba. Anche Pietro si è lanciato ma si è girato, mi sa, in curva 1, perché no, vabbè, tarta 37,1, ma il colpo Pietro si è girato, il colpo l'ha fatto Convivio, che ha portato la Williams al secondo posto. Ovviamente secondo me queste condizioni lo hanno magari un po' agevolato, perché non hanno permesso, ma più che altro perché un colpo solo per tanti non è facile, quindi hanno magari tutti hanno commesso qualche piccolo errore, lui invece ha fatto il giro perfetto e si è piazzato lì. Solo Andre è riuscito a fare meglio, non di tanti. Ah, pochissimo, vuoi darcene qualcosa? Ah, 160 millesimi. Eccolo qua che si gira. Ha provato. Sicuro della pole, ha provato a vedere la pista. Andre. Su che limiti poi si poteva arrivare. Sì, ma credo che infatti Freccia si ritira. Credo che non ci siano le condizioni per migliorare. Adesso siamo su Tarta, che forse si sta migliorando rispetto al suo giro, sì. 9 decimi, però il suo tempo era alto, quindi sembra strano che il DRS sia ancora attivato, che comunque adesso la pista è realmente più bagnata, però per ora aiuto almeno Tarta a migliorarsi. Vediamo se riesce almeno a prendere la posizione di Ettore, anche se credo che sia complicato, infatti così lo è. Rimane a 2 secondi e 4 dalla vetta e le qualifiche. Quindi Andre si prende la pole position e Tarta ci regala questo lungo in curva 1. Saluta il pubblico. Curva 1. Allora, saluta tutti e se ne va. Andre niente, Francesco aveva tagliato. Vabbè, sì, un secondo. Ma anche io ho sentito le bestemmie di Mauro, sinceramente. Tutte le prove che ha fatto per tutti i compiti. Vabbè, Mauro, diciamo il vantaggio, se ti può consolare, che partendo quindicesimo puoi scegliere la gomma e magari può essere con una partenza un po' più tranquilla, evitare qualche possibile contatto in curva 1, che comunque curva 1 è abbastanza brutta qui in Gran Bretagna. Andre Convivio va nei box, manca Simo, ma anche Simo è, il tempo è alto, 2 secondi e 4 sopra. Ma Simes? Simo sarà riserva anche lui. No, non c'è neanche in chat. Strano. Buonasera John. No, Siccio abbandona, cosa succede Siccio? Non adesso Siccio. Siccio non lo fare, Siccio. Speriamo abbia crashato. Al tempo diamo Tarta anche. Beh, siamo seguiti. Tarta, vai tranquillo, vai box tranquillo, con calma. Dai tempo a Siccio. Ho sbagliato il gruppo.
Tarta, vai box, non ti ritirare, Tarta, vai box, fai tutto l'ingresso con calma, non ti preoccupare, non c'è fretta. Aspettiamo due secondi in più. Tanto Siccio dovrebbe avere 32 inviti, quindi non... Con calma. Vabbè, lo sai. Non c'è il tiro di formazione. No, no, no. Grazie, look at me. Look at me. Look at me. Bello, look at me. Disgrazia. Buon anno, Omar. Andre, Convivio, Francesco, Simo, Freccia, Dudigno, Discreto, Pietro, Ettore e Tarta. Comunque, secondo me la sorpresa sarà Simone. La sorpresa sarà Simone. Penso che Andrea abbia un po' di agitazione in questo momento. Grazie, Lambe. Come mai non scrivi neanche? Perché? Niente, Siccio non è riuscito ancora a rientrare. Almeno io so scrivere. Anche questo. È vero. Qualifica quindi è stata asciutta per le gomme ma bagnata. Vediamo la gara. Sole, quindi per ora graziati i piloti, però vedremo. Magari un po' di pioggia, sempre bella, no? Sì, no, io spero nella pioggia, credimi. Grazie. No. La 104. Devo dimostrarlo. Siamo pronti, 23 secondi per questa gara. Non so veramente, sono indeciso su chi puntuare, perché per me veramente può vincerla chiunque oggi. Sarà importante la partenza. Infatti, vediamo le prime due curve. Se accendono i semafori 3, 4, 5, lo spegnimento via del Gran Premio della Gran Bretagna, che parte con ottimo spunto di Convivio, che prende la prima posizione finendo lungo, finisce lungo Convivio, è scomparso Convivio, no? Pironcino si gira, Pironcino si gira. Dietro per ora tutto abbastanza regolare con Re Discreto in lotta con Francesco in lotta e con Freccia. Dietro tante lotte con Ettore Tarta. Mamma mia, in questa curva 1, in quanti arri in curva 4, scusate. Dietro ho visto volare tanti detriti. Il pianista passa Sharky, ma... Pianista Sharky! Si gira Big! Che riesce a ritornare in pista. Dietro Pironcino, però, purtroppo, quello che ha pagato più di tutti. No, De Mauro. Mamma mia, primo giro che passa per ora indenne. Andiamo a vedere un po' le gomme, tutti rossa, Sharky, Mau e Pironcino gialla, forse questo ha causato... Madonna, ha conosciuto bene Andre su Convivio. La differenza Convivio... Di motore, sì. Andre passa, si riprende la prima posizione Convivio, prova a difendersi. Andre e Convivio resiste? Cosa ha fatto Convivio lì? L'ha tenuta Convivio alla prima posizione. Non vuole lasciare andare davanti la McLaren. Vuole tenersi dietro tutti. E dietro è arrivato anche Simo, Freccia, Discreto, Pietro. Tutti hanno guadagnato una posizione su Francesco, credo che. Dietro si butta dentro Freccia. Su Simo. Big prende anche 5 secondi e box. Pianista. Simo si ributta dentro e si prende la posizione.
E dietro Convivio, cioè davanti Convivio, prende un po' di margine. Il pianista è indemoniato, discreto. Dentro su Freccia. E ovviamente fa valere la Mercedes adesso discreto. Attenzione, il pianista su Mauro. Però Mauro è anche su Siccio. Mauro è su Siccio, dove è passato Mauro? Si butta dentro. Siccio è il bot. Come buttare via tutto per il pianista. Il pianista riesce a tornare in pista con Pironcino e Big, però peccato, un po' molto staccato. Dovevate mordere l'angolo. Grazie Michael Botto, grazie Joe. Convivio tiene per ora la prima posizione con Discreto in lotta con Simo. Discreto passa, dietro ci prova anche Freccia che si butta dentro, finisce lunghissimo Freccia e perde la posizione. Davanti Discreto è pronto Discreto a prendersi anche la posizione su Andre, non qui in curva 1 perché è difficile. Si butta dentro qua sicuramente. No, aspetta la zona DRS. Adesso avranno DRS. Croce di traiettoria per Discreto. La traiettoria della vecchia Silverstone. Madonna, è attaccatissimo. Attenzione, Convivio è riuscito a prendere un po' di margine, quello che basta per difendersi nel rettilineo. Discreto tampona leggermente Andre. Andre, vediamo se adesso prova a incrociare. Non riesce dietro. Esce molto meglio. Discreto con questa Mercedes vola, chiude leggermente Andre, si prende di forza la seconda posizione. Skoda Andre dietro finisce lunga la Ferrari di Freccia e adesso Discreto deve provare ad attaccare adesso anche Convivio per portare la Mercedes. Dove ma si deve anche difendere da Andre dietro. Non vediamo, so cosa se fa. Comunque non sarà facile Francesco è passato Pietro. Francesco passa Pietro. Freccia si stava girando. Per ora lungo trenino, tutti che si riescono a trainare, soltanto Mau, Pironcino e il pianista leggermente staccati. Pironcino perché si è girato. Peccato per il pianista. Cormac sono proprio attaccati. Peccato per il pianista. Tutti veramente ancora molto vicini. Ha ripreso il DRS anche Francesco. E quindi per ora Big Fish ci vorrebbe una serie. Oh, Discreto! Discreto si gira! Problemi per la Mercedes. Una possibile foratura? No. Si è girato in curva 1, in curva 2. Adesso guarda, forse Mauro, problemi di vuole di surriscaldamento gomme per Discreto. Mentre dietro Siccio e Dudigno, non so se Siccio è rientrato, è ancora il bot. No, è ancora il bot di Siccio. Magari mandategli un invito a Siccio che non le ha trovate. Comunque per sua fortuna il bot sta tenendo penalità. Una buona gara, questa può essere pesante. Corrado su Mauro, attenzione. Anche Andre penalità. E Convivio per ora tiene la posizione, mentre Ettore si fa vedere su Pietro. Freccia è molto vicino a Simo. Freccia prova a buttarsi dentro qui. Occhio a prendere quel cordolo, infatti deve desistere. Freccia prova l'incrocio in uscita, traziona molto meglio la Ferrari rispetto alla Aston Martin. Di Simo e Freccia arrivano appaiati in curva 1, qui è un po' rischiosa, la chiude. Bello il sorpasso di Freccia, ma Simo non ci sta e prova a rifarsi vedere, ma lì non c'era spazio. Cazzo, siccome io 2 decimi a giro sta guadagnando. Convivio rimane per ora davanti in prima posizione, pazzesco, però in rettilineo poi anche lo rischio io proprio sì, mamma sì, mia sì. Diciamo che Convivio resiste nei tratti guidati, però
Dovrà studiarsela bene con Vivio, perché Andre ha la possibilità, anche se non riesce a superarlo in pista, di tentare un undercut, magari avere un giro di pista libera e dargli quello che gli serve. Però qui Andre anche la penalità gli deve dare anche i 3 secondi. Esatto, perché con Vivio credo che riesca a rimanere in scia. Andre esce male, però Andre, attenzione, viene attaccato da Freccia. Si butta su Convivio. No, è troppo distante, troppo distante. Diciamo che si è buttato su Convivio per difendersi da Freccia. Cormac ha passato Mauro. È salito in decima. Però rimangono veramente a trenino. Andiamo a vedere il distacco. Fino a Dudigno sono in 8 secondi. In 8 secondi, sì. Quindi diciamo che Dudigno fa il giro veloce in questo momento, quindi si sta anche riportando sotto. Ma non so cosa sia successo a Dudigno, ha perso 7 posizioni in partenza. Forse ha avuto un problema al via. Lui con Pironcino, forse, cioè, mi viene da pensare, dato che sono i due piloti che hanno perso più tempo. Ma diciamo che per ora il fortissimo per me è uno solo, è Convivio, che viene attaccato da Andre, che adesso prova ad attaccarlo e prendersi la posizione con Freccia, spettatore molto interessato di questa lotta. Dietro di loro Simo, Francesco e Pietro, Ettore, Tarta, Discreto, Cormac, Mauro e Sharky. Sharky è l'unico con gomma gialla, occhio a Sharky. Esce male Convivio qui. 3 secondi per Big. Andre deve uscire bene da questa curva, è fondamentale per tentare l'attacco. Anche se Convivio riesce, no, questa volta no. E questa volta per Andre credo che sia gioco facile. Domande, vediamo come fa. Sì, non può nulla Convivio. Vediamo se prova un contrattacco subito oppure attendo la seconda zona di RS. Lo vedo distante per attaccarlo. Per ora rimane dietro. Adesso per Andre sarebbe fondamentale togliere il DRS a Convivio. Quando siamo al settimo giro dei 26. Convivio ci deve difendere anche da Freccia, perché arrivano anche Freccia. Vediamo. Andre deve tirare il più possibile. Convivio invece dovrebbe proprio cercare anche lui di sopravanzare. Cioè Freccia dovrebbe sopravanzare Convivio. Attenzione, Freccia prova a inserirsi, ma deve desistere. Però adesso forse ne ha di più Freccia. Anche se il motore Ferrari non lo aiuta rispetto... Ma va a buttarsi dentro, prende penalità Freccia, la seconda, per tentare il sorpasso su Convivio. Adesso è all'esterno, però traziona meglio la Williams e rimane davanti Convivio, rimanendo molto, comunque molto vicino ad Andre. Potrebbe riprovarci Convivio. Non ha approfittato tanto Andre di questa lotta comunque, per niente. Forse perché sta spingendo comunque già al massimo e più di così, infatti come Ers comunque 33%. Dietro Pietro su Discreto. Discreto su Pietro. Esce male invece qui Convivio. E quindi Freccia ci potrebbe provare. Anche se tutte e due sono senza Ers. Andre viene risucchiato da Convivio e Freccia. Ma si riesce a difendere. Bella questa lotta per ora davanti. Tarta sta rientrando. Ha fatto già due sorpassi. Tarta sta portando su la sua Red Bull. No, le macchine sono con prestazioni realistiche, quindi diciamo che le vetture corrispondono a quelle reali. Quindi la Williams non è che sei lì per caso, la Williams è lì perché c'è qualcuno che la sta portando egregiamente. Intanto continuano i controsorpassi tra Pietro e Discreto. Esce bene qui. No, si gira Pietro leggermente. No. Passa anche Mauro e Cormac. Andre si difende, ritirino, non è molto lungo. Invece Simo ci prova su Freccia, rotto gli indugi, perché come hai detto te stanno arrivando sia Francesco, ma soprattutto sta arrivando Tarta, sì. Che con la Red Bull ovviamente potrebbe averne qualcosa in più, perché la Red Bull sappiamo che sulle gomme solitamente le sa gestire meglio, e quindi forse Tarta in questo momento può spingere un po' di più, anche se devo dire che Ettore gli rimane abbastanza incollato. Tanto Freccia mi sa che è pronto a riprovarci, anche se Convivio ancora il DRS, questo lo aiuterà nel difendersi.
Guarda che imbarazzante quel motore della Ferrari però qua. Mamma mia. Veramente, no? E infatti anticipa lui. Vai box. Vai box, sì. Vai box lui e Francesco. Provano l'undercut. Ottavo giro, comunque dovranno farne tanti di gialla, perché comunque sono 17 giri di gialla, non sono pochi. Si fanno tranquillamente, cioè questo. Andre piano piano sta prendendo qualcosina su convivio. 7 decimi, però finché non toglie il DRS, penalità per Big. Infatti entrambi montano gialla, sia Francesco che Freccia. La cosa buona per Francesco è che potrebbe avere un punto di DRS. Se riesce a tenere subito la scia di Freccia e potrebbero anche aiutarsi a vicenda. Mentre sopravanza il pianista. Il pianista si inserisce tra i due. Fuxia! Si inserisce. Provano adesso a rientrare, a spingere. Tentare di guadagnare la posizione. Anche su Andre possono tentare di prendere la posizione. Quindi mi sa che in questo giro sono costretti subito a rispondere. Oh sì. Che male che è uscito Andre qua. No, ha preso penalità Andre. È uscito anche male soprattutto. Qua convivio ci prova. No, desiste. No, desiste. Per me vanno ai box. Qualcuno va ai box adesso. Vediamo chi ci va. Ci va Convivio, vuole proteggersi lui dall'undercut. Mentre continuano Pietro penalità, mentre continuano Simo, Andre, Tarta, Ettore, discreto, Pietro 5 secondi e box, questi saranno pesantissimi. Convivio si è fermato, Sharky invece l'unico con gialla, quindi Sharky ci sarà un momento della gara in cui lui sarà in testa e lui in quel momento accenderà un cero. E spererà in quella cosa. Ma Big farà più giri e avrà più secondi di penalità. Non lo so. No, l'assegnazione non è stata casuale, è stata in base a dei. Arriva Freccia, Stanislavski. Abbiamo preso dei tempi delle vecchie gare e mescolato un po' le cose. Uffia! Freccia ha passato con video. Freccia ha passato Convivio. Convivio ha perso la posizione solo su Freccia, però è riuscito a tenere quella su Francesco. E io credo che Freccia in questo momento sia. Hai interrotto meglio! Oh, tu sarai da noi, sentirai un coro che fa così. Rispetta i felici che do. Merito. Più sei forte, più hai una macchina scarsa. È giusto per fare rientra la temperatura. Freccia, vabbè, comunque la McLaren che non è la più scarsa, cioè che non è la più forte. Intanto Andre box anche per Ettore e stanno arrivando Freccia, Convivio e Francesco. Vediamo box dove escono anche Corrado box e Sharky scala in quarta posizione. Convivio sta cercando in tutti i modi di prendere la scia di Freccia. Sono ancora tutti box, nessuno sta per riuscire credo adesso Andre sta per riuscire, mentre Freccia sta per arrivare sul traguardo portandosi dietro anche Francesco. Dietro anche a... arriva Freccia, ma ora si è sbindata Andre in uscita box e passano tutti. Andre si trova in quarta posizione virtuale al momento. Freccia ha fatto un mega undercut. Grazie Giacomo. E si trova davanti Freccia. Ha la penalità che lo penalizza di 6 secondi. Quindi per Convivio in questo momento Freccia può essere molto utile. Perché lo può trainare. Anche se adesso si trovano davanti il bot di Siccio. Cazzo, e Simo, Mau. Un decimo si è migliorato. Simo sta spingendo. Ancora Mau in lotta con Siccio e sta arrivando anche Freccia. Dentro Siccio. Simo box, credo anche Tarta. Vediamo. No, Tarta continua. No, Tarta prosegue. Continua anche discreto.
Sharky continua. E beh, con Sharky continua perché ha la giallo. Beh, diciamo che Tart è discreto avendo McLaren, Mercedes e Red Bull. Mauro su Siccio! Pazzesco! Siccio box, che è il bot. Beh, bravo, si toglie, si toglie. Convivio, Freccia e Mau. Convivio, Freccia e Mau è fondamentale sia per Convivio che per Freccia superare Mau al più presto. Convivio, prova il sorpasso. No, in tre, no! In tre non si può! L'hanno fatta in tre. L'hanno fatta in tre. Con Freccia che è passato all'esterno. Convivio ha mollato tanto. Convivio ha mollato tantissimo per non morire male. Sono passati in tre in curva 1. Sono passati in tre. Adesso Convivio all'esterno per non perdere niente da Freccia. Mamma mia, che passati. Sono passati, sono passati. Arriva anche Mau attaccato da Francesco, che però deve rimanere dietro. Occhio, perché ci sono anche Andre e Simo pronti. Che Simo è riuscito lì subito dietro. Simo passa, ne approfitta Simo e passa Andre. E passa Andre. Con Mau che adesso farà un po' da... E perché comunque Andre, adesso Mau col DRS potrebbe anche tenere... Ah, penalità. Penalità per Francesco. Penalità per Francesco. Freccia sta cercando di scappare. Mentre anche gli ultimi due piloti con gomma rossa si fermano. Sono Tarta e Discreto. Cazzo, Freccia 6 secondi di penalità, bro. Sono tanti 6 secondi. Enormità. Sono veramente tanti 6 secondi. Come anche i 3 per Discreto, i 3 per Francesco. Comunque alla fine peseranno. Peseranno tanto. Sharky. Adesso inizia la preghiera. Inizia la preghiera per Sharky. 4 giri per Sharky. 4 giri per revocare la safety. E consentirgli di tenersi questa posizione. Mentre dietro stanno arrivando ancora in 3. Con Mau, Simo e Discreto. Ormai a Mau piace farla in 3, curva 1. E mentre arriva anche Tarta. È arrivato anche Tarta, che è uscito dai box. Anche Andre. Passa Andre. Vediamo Tarta col suo compagno di squadra. Ovviamente Mau non fa opposizione su Tarta e Tarta passa. E adesso Tarta è abbastanza vicino. Con Dudigno, penalità, 3 secondi, anche questa abbastanza pesante. E se escludiamo che Sharky e Pironcino si devono ancora fermare, da Freccia a Dudigno sono in 14 secondi. Esatto. Quindi, diciamo che la gara... Abbastanza... Mi piace per l'errore del pianista all'inizio. Cioè, sì. Lui, sai, era lì, sì, sì, sì. Anche Big comunque si è girato. Cioè, diciamo che chi è staccato è Siccio perché è il bot. Quindi alla fine i tre che sono staccati è perché hanno avuto problemi, non sicuramente per altri. No, è libero, sia pad che volante, anche aiuti sono liberi, a parte alcuni che sono fissi come aiuto dei box, DRS, ERS e frenata. Discreto anche lui su Mau, ma su Mau ovviamente fa molta fatica. Arriva anche Ettore di prepotenza, Ettore si prende anche lui la decima posizione, risale. Adesso sarà veramente lotta tra Simo tutti questi. Simo e Andre. Non si devono dar fastidio in questo momento. Bandiera gialla. Bandiera gialla, possibile safety. Problemi per? Non capisco chi, forse Big. Io ho qualche sentore. Big 10 secondi. Big si è buttato tutto all'esterno per far passare. Per far passare ovviamente tutti. Molto correttamente. E Sharky prega. Sharky prega. Porta avanti queste gomme mentre Freccia per ora resiste. 5 decimi, ma Convivio per ora è abbastanza tranquillo in questa situazione perché ha piloti con penalità intorno a lui e al DRS di Freccia e può difendersi da Francesco. Quindi ha comunque quello che può perdere nel rettilineo grazie al DRS di Freccia lo recupera. Può gestire anche un po' l'ERS, anche se non ne ha tanto e deve usarlo comunque nei tratti per rimanere abbastanza vicino a Freccia, perché comunque la Ferrari è superiore. Però vedete, qui nel dritto recupera tantissimo col DRS. Mamma mia, imbarazzante cos'è Ferrari. Ferrari comunque sul dritto è un po' lenta, quindi come vettura da seguire è abbastanza buona per Convivio. Un buon traino.
Poi dietro c'è Francesco che forse, se, Francesco è quello che ha un po' più di ers. Francesco se vuole cercare di prendersi la vittoria. Tarta e Simo, attenzione. Simone, sì. Tarta, Simo è discreto. Con discreto e Tarta in curva 1. La fanno appaiati, meglio di Verstappen e Hamilton quasi l'hanno fatta. Ancora appaiati, Tarta e discreto. Con Tarta che però si prende la posizione, sì, se la prende. Andre ne ha approfittato di queste lotte, un po' scappato Andre. Sta arrivando anche Ettore. Sta arrivando anche Ettore. Una gara un po' anonima per Ettore. Comunque se sono tutti a trenino non è facile, perché dietro sono tutti veramente a trenino e i sorpassi non sono facili, quindi anzi per ora è bravo a gestirla come discreto che ripassa Tarta prima di questa curva, dove è meglio non arrivare appaiati se sono una Mercedes o una Red Bull quest'anno. Io sono sul pianista, voglio vedere se riesci a uscire la safety car. No. È Sharky ci prova. Sharky box intanto. Non aspetta più la safety. Anche Pironcino box e quindi Freccia. Freccia salirà in testa. Simo. Due posizioni perse. Salito discreto e salito Tarta. La wet di Big è in gusto. Mauro passa a Mau 61. Purtroppo. Arriva anche Corro. Arriva intanto Corro. Mettono la rossa sia Sciacchi che Pironcino. Secondo me. Ma la bianca. No. 10 giri si fanno Dudigno, giro veloce. Bandiera gialla, settore 1, ma non c'è nessuno. Sì, c'è Big Chief che è fermo. Sta usando la full wet ovviamente. Ha anticipato la pioggia. Tre ritiri per Nico. Simo, se Andre riesce a recuperare sui primi tre si ricompatta tutto il gruppone. Non riesce a girare intanto l'Alfa Tauri. Ecco, riesce a riprendere la pista. Adesso che convivio posso stare là tranquillo, difendersi da Francesco. Bravo Cormac, le penalità un po' più distanti, penalità per Cormac. Ieri senza pioggia veramente 19 ritiri. No vabbè, c'è stata la pioggia, cioè quindi la pioggia dici che li ha aiutati, non lo so. Francesco deve provarci, ci prova adesso a farsi vedere su convivio, è il momento, mancano comunque 10 giri. Sharky e Pironcino sono usciti dietro tutti praticamente. Dudigno su Pietro con Sharky che arriva anche lui. Attenzione, qui è incontro a tre con Pietro, lotta con Dudigno, in lotta con Sharky. Pietro si prende la posizione, Dudigno non c'è spazio lì tra i due, riescono poi a passare. Sharky vuole trovare uno spazio. Intanto è discreto, è arrivato su Andre. Sharky prova a buttarsi dentro, ma non c'è spazio su Dudigno. Comunque Andre deve iniziare a spingere un po' di più per quelle penalità che ha, secondo me, ora fuori anche dei punti. Non è che sono due ritiri 18, dai, puoi cambiare, puoi dire meno ritiri, però non è che quelli sono due ritiri, sono 18 che corrono. Così come Sharky che prova a inserirsi su Dudigno, ma non ce la fa. Procede lentamente Bifish. Perché sta... come si dice? Sta arando la pista. Passano tutti indenni. Big Chief 10 secondi, perché ovviamente è fuori dalla pista per far passare tutti. Pietro attaccato da Dudigno, attaccato anche da Sharky, che si prende la posizione e sale in tredicesima mentre va in box Mau. Comunque anche Francesco con l'Alfa Tauri la terza molto bene. Sì. E Francesco ci vuole provare anche. Sharky adesso a Dudigno davanti nel tentativo di rimonta.
più avanti Cormac che deve difendere da Andrea. Cioè, andiamo a vedere, però anche Tart è arrivato. Tarta su Andrea, esatto. Tarta su Andrea. E poi Tarta ha tanto Ers. 91% per Tarta. È il momento di, per Tarta di usarlo. Corrado su Mauro. Prova a incrociare. No, non c'è. Non ce n'è qui. Bisogna rimanere dietro per Corrado. Anche se dietro stanno arrivando indemoniati sia Dudigno che Sharky che Pietro. Eccoli lì dietro. Sta la sua rara Dudigno. Però pagherà dazio con le penalità comunque. Con 3 secondi. Intanto Convivio attaccato da Francesco, che ha rotto gli indugi e passa. Passa. Anche se Convivio può lasciar passare, mentre Cormac dietro su Mauro prende anche lui la nona posizione. Tanto Big, dopo aver montato l'intermedia, giustamente dopo la retta l'intermedia. Sei decimi, anche se Andrea adesso tornerà sotto in questo settore. Devo uscire bene qua però. Al box Alfa Tauri non capiscono se si è rincoglionito il pilota o l'ingegnere di pista. Che Salvo Tale. vedi che è proprio più vicino a Tarta. Tarta deve iniziare, secondo me, a usare un po' di più. Problemi davanti, non sempre Big. No, è Freccia! È Freccia, non è Big, è Freccia. Che si gira, colpo di scena clamoroso questo, colpo di scena clamoroso per la gara. Sì. E Tarta ha una possibilità clamorosa di arrivare sul podio, Tarta. Sì, ma Convivio su Francesco, attenzione. Convivio vuole attenzione. Vincerla in pista. Vediamo come esce qua. Big, 3 secondi. Che distratto dalle voci di corridoio. Box intanto per Big, 5 secondi box. Tarta, si fa vedere Convivio, si fa vedere Convivio. Convivio niente, Tarta passa, Tarta passa, e Tarta occhio che mancano 7 giri. Sì e no, cioè diciamo che alcune penalità sono eccessive, altre no, altre sono dovute comunque a foga. Tarta giro veloce, è arrivato il momento per Tarta di spingere, ha una grande occasione. E non ha penalità, ricordiamo anche. Non ha penalità, il suo unico rivale in questo momento è Convivio. E ce l'ha lì a 2 passi. Mancano 6 giri al termine. Discreto può essere l'ago della bilancia. Discreto, che sta spremendo tutto quello che non ha. Pagherà comunque dazio con quei 3 secondi di penalità, così come Francesco. E Tarte lì. 7 decimi, è tornato anche tardi. Che spettacolo vederli là davanti Francesco e Convivio. Arrivano tutti e 3. Con Tarta lì dietro che sta provando in tutti i modi. Con Andrea anche a riportarsi dietro. Simo un po' più staccato. 3 secondi e 1, non è riuscito a tenere il passo dei primi 5. Poi ci sono Ettore e Freccia che purtroppo è scesa in ottava. Un po' più staccati Cormac, Mauro, Sharky, Dudigno, Pirroncino e Pietro. Ho tutti questi adesso, sono i primi 14 in 15 secondi. Ovviamente dopo i distacchi cambieranno un po' per le penalità, però per ora tanto Freccia attacca. Si butta dentro esiste. Lo fanno in 2 appaiati. No, deve tornare dietro. Tarta si è avvicinato. Tarta discreto. Anche perché discreto non ha Ers. Quindi occhio sul rettilineo. Occhio sul rettilineo che Tarta potrebbe mangiarsi 2 piloti. Perché anche Convivio è senza Ers. Manca Andrea. Andrea su Tarta. No, non ci secondi. Ha fatto una magia qua Andrea. Serpentone di tutti. Guidato da Francesco. Una sinfonia sembravano tutte e 4 in un secondo. Sono convinto che se gli dai l'asa Convivio ti arriva a punti.
Vedendo la prestazione in win, comunque l'ass è 7 decimi peggio. In pratica no, Big Chief perché... è ancora all'inizio, intanto. Come fanno a non squalificare? No, Tarta 3 secondi. Questa adesso diventa pesante, perché se vuole prendersi il podio deve passare discreto. Se vuole il podio, Tarta deve passare discreto. E discreto è francobollato a Convivio. Si butta dentro su Convivio e passa. Arriva anche Tarta. Convivio forse adesso gli conviene. No, Pironcino a 5 giri dalla fine. Safety. Finalmente. E la safety arriva a 5 giri dalla fine. Vediamo chi mette la rossa. Freccia. Ma tutti penso sai rientreranno. Ettore. Mago no. Sharky ti no. Giuro che stavo pensando, ti giuro, guarda, che stavo pensando che al 21esimo giro usciva la safety. Ed è uscita la safety. E direi a questo punto di mandare uno spot pubblicitario in attesa del ricongiungimento del gruppo. E ci vediamo tra un minuto e mezzo. Oh, aspetta, ma fammi mettere un attimo il casco. Cioè, no, dai. Il casco. Devi mettere il casco. Ma dai, devo mettere l'assetto, non lo trovo, porca puttana. Dai, non lo trovo. No, vabbè, dai. Potevi aspettare un attimo, diavolo. Non c'ho assetto. Non lo trovo, ragazzi. Non lo trovo. Non l'ho trovato. Non l'ho trovato, ragazzi, non l'ho trovato. Sono senza assetto anche ora. Cioè, diavolo, cazzo, aspetta però, porco cane, dai. Chiedi, hai messo l'assetto? Sì, no. Guarda, non gioca, fa così, guarda. Cazzo. Veramente fa incazzare. Chiedi se uno ha messo l'assetto, dai. Che bella la tua scenetta. Ma se non si diverte male così, veramente, guarda. Che bella la tua scenetta, grande, dai, bro. Poi parli degli altri, fanno schifo, diavolo, per favore, sì, guarda. Dai. Lascia perdere veramente. Hanno messo subito tutti. Ma dai, diciamo subito. Siamo un due, tutti, siamo in parte insieme. Ma siamo un parte insieme, porco cane. Ma mi prendi per il culo. Ma siamo un parte insieme. La live tu non proseguirà tra 8 minuti. Dopo 8 mesi tu non hai per favore, dai. Mettila, dai, diavolo. Mettila. Ma stai scherzando, diavolo? Prima io e Jedi ci siamo aspettati. Siamo un parte insieme. Io e Jedi ci siamo aspettati. Scusami. Tutti. Ci siamo aspettati con Davide prima. Perché non hai aspettato? 8 mesi non hai. L'assetto non lo trovavo in quel momento. Arriva anche Asterix che va ai box. Asterix ai box. Vedremo che cosa monterà. E no, è fermo. Mi ritiro da parte di Asterix. Amici delle lobby notturne, dato che vi è piaciuto tantissimo il primo video del maestro, ecco qualche altra chicca. Buona visione. State attenti alle orecchie, ci potrebbe essere qualche schiamazzo. Ci provo io, ci provo. Ma che ci provi? È una follia. Che ci provi? Perché se io schiaccio il pulsante dell'estero ti do 100 metri. E non lo sto schiacciando. Sufficienza per altri due giri. Qua ho passato bene o sono stato... No, sono stato sempre scorretto, naturalmente. Ah, sempre scorretto? Io non ho visto niente di scorretto. Che devi vedere? Tu proprio non sai proprio come si sta in pista, è proprio questo il punto. Sì, ma un po' il motore era caldo. Interrompiamo perché siamo quasi pronti alla ripartenza. Con Big Chief che si è unito. Ciao. Buonasera. Si sdoppia. Ci prova. Vediamo. 5 secondi. Vabbè, dai.
Non oh, male. Ma la safety rientra mentre tu ti sdoppi? No, io vado ai box adesso. Squalificato. Finisce malissimo, purtroppo, la gara del presidente. Che è venuto a commentare a caldo il suo ritiro. Attenzione. La macchina rimane in pista. Non riesce a controllarla. Mentre è ripartita la gara. Si salvano però dietro, si salvano per sua fortuna. Successo di tutto, è ripartenza con convivio che va lungo. Curva 1 però resiste, però non deve perdere il treno dei primi due, anche se mancano 3 giri alla fine. Si è levato per un pe... No, convivio crasha! A 3 giri dalla fine, quindi Tanta ne approfitta. E si prende la posizione. Dietro Ettore con Sharky. Attenzione che potenzialmente la potrebbe vincere Ant. Intanto Andre si ritira in curva 3. Sharky! No, si gira anche Cormac! Sta succedendo di tutto in questo giro finale. È la scelta dell'olio in pista perché stanno volando tutti con Mau e Convivio. Convivio che è sceso al quinto posto. Perché non è più Convivio, Ettore si è ritirato. Si è buttato Freccia. Freccia, due sorpasso. Doppio sorpasso, Convivio rientra. Deve tentare l'impresa, Convivio. No, è al settimo posto. Cosa ho visto? Purtroppo devono togliere l'audio, la live sotto. Simo. Adesso è Simo che praticamente ha vinto. Convivio ha ripreso la vettura quando mancano 2 giri. Purtroppo non credo che... non lo so. È arrivato anche Pietro che cercherà in tutti i modi di superarlo, ma forse Convivio prende la macchina proprio in questo istante. Sì, credo che Convivio ha ripreso la macchina. Quindi è riuscito a prendere la posizione. E si mette in settima. Davanti discreto per prendersela in pista la prima, anche se pagherà i 6 secondi. E al momento è scomparsi i tempi, quindi non so esattamente se Simo, tallonato però da Freccia, che sta provando in tutti i modi a prendersi la posizione, si fa vedere aggressivo questi ultimi 2 giri con gomma rossa nuova. Ricordiamo che alcuni sono rientrati a montare la rossa nuova, altri no. Freccia è infatti uno di quelli, come Pietro, come Dudigna, quindi ovviamente la gomma rossa a questo punto a creare scompiglio. A che prezzo? No, a prezzo, non a che prezzo. Cosimo che tallonato da Freccia che proverà a buttarsi dentro qui. Sì, Freccia si butta dentro. Passa Freccia. Anche se il vero rivale di Simo in questo momento è Convivio. Ma non finisce una gara, cazzo, quello lì. Non ne finisce una! Però è abbastanza distante. E quindi Convivio dovrebbe forse finire al secondo posto con le penalità, anche se non lo so, bisogna fare veramente i conti alla fine perché sono tutti molto vicini e basteranno pochi decimi di differenza, anche se per Convivio peserà tantissimo il crash. Quando entriamo in lobby importante. Fuxia! Grazie a Cambio Pianeta. Discreto, si sta andando a prendere in pista quello che merita la Mercedes, ma perderà purtroppo per le penalità di ben 6 secondi. Addirittura dovrebbe finire alle spalle di Convivio. No, in lotta con Convivio. 6 e 3 per Convivio. 6 e 2. Drive of the day lo merita Big Chief. Penalità per Pietro. Anche perché me l'ho preso per il culo fino adesso. Non me lo merito. In effetti. Discreto, mentre dietro Francesco passato anche da Tarta, e quindi Tarta, occhio che Tarta per poco non se la portava a casa, la vincerà Simo, ma per veramente poco. No, rischia fino all'ultimo, allora bisogna vedere, perché Tarta la rischia di vincere. Allora arriva Discreto che viene passato da Tarta, Francesco arriva, Simo che passa per 3 decimi,
Francesco, Convivio rimane in quinta, Freccia sesto, settimo Dudini, ottavo Mauro. Simo, Simo l'ha vinta per 3 decimi su Tarta, 7 decimi su Francesco, 1 secondo e 7 discreto, 2 secondi Convivio. Sono arrivati tutti, è stato un finale di gara emozionante. Ringraziamo il presidente. Vabbè, ma alla fine mica ce l'hai regalato tu, perché non è stato per Pirroncino. Cioè, alla fine tu hai fatto di tutto, ma la safety è uscita per Pirroncino. Cioè, ma io non volevo che il vincitore. Grazie Pirroncino. Ovviamente più di tutti ringrazio Simo. Tu godovoli. Ovviamente festeggia. La solita safety a 2 giri dalla fine, le non penalità che l'hanno aiutato. Il crash di Convivio. Cioè, più di così non so cosa potesse. Ma potesse non finisce una gara, cazzo, quello lì. E quindi noi adesso ne salutiamo, una. Abbiamo un colpo da terminare. E quindi dobbiamo salutare. Buonanotte a tutti, noi ci vediamo, non credo domani sera. Buonanotte a tutti. Non credo domani sera, credo più neanche l'uno, forse il 2 direttamente, 2 giorni, adesso vediamo comunque. Quindi buon anno a tutti e buon anno. Un saluto anche per Jade, Fre, Sasi, Zanna, presidente. Buon anno ragazzi, buon anno. Andre. E quindi buonanotte, buonanotte, buonanotte. Fucsia! Ma cambia però, perché te ne marci così? Cambia! Lo so che devo cambiare. Ma perché te ne marci così alti? Perché c'ho il coso, se cambiavo prima la marcia mi sbinnava perché non ho il controllo di trazione. Ma lo vedi che c'hai di Marco Foyt? Ma dai, ma piglia Marco Foyt. E me lo prendo. Oh! Ecco, Dio cane, oh! Ma come cazzo fanno? No! Ecco, Tony Kevin, sta di merda, non sa guidare. Tony Kevin di merda. Che è successo? No, Conno, non sbinnare. Conno, riparti. Sono incazzato. No, Conno. Che devo ripartire, non mi gira la macchina. No, guardalo che fa. La macchina. Lei, no, l'amico di tua figlia, guardalo che fa, guarda. Sto mongoloide. Domani quando viene a casa mia, perché è compleanno della mia figliola, non lo faccio entrare. Bravo. Lo faccio entrare. Guarda. Ma guardalo. Ma guarda, ora siamo su babbo, ora siamo su babbo, io dico, sto fischello di 9 anni, madonna. Ma dagli una botta, dagli una botta, dai. No, Corona, no! No, ha rotto, no, hai rotto, Corona. No, mi sono rotto i coglioni. No, mi vado a fumare una sigaretta. No, che sigaretta? Sì. Sono 10 anni, non devi dire così. Mi vado a fumare una sigaretta, io ce n'ho 37 anni. Ma no, anni. Ma solo canne qui, che no, io non ne posso non ne fumo dal 18 aprile, canne, che mi hanno preso la patente. Come la patente? No, aspetta, se ce la racconti, come ti hanno preso la patente? Sì, perché io, i carabinieri mi hanno minacciato che se non mi faccio i cazzi miei, che io faccio politica qua al comune, sono tutti corrotti. Che fai tu? Faccio politica, sono con... non è che faccio politica, che sono un politico, però mi danno fastidio quelli... No, mi danno fastidio quelli là che fanno politica e li combatto. E allora, siccome io li combatto seriamente, come c'è li faccio... Infame. Li combatto seriamente. Era un brutto giorno. Sì, però mi chiedo, Colonna, io, cioè, ti sei fatto beccare con la canna? Con chi no, mi hanno minacciato i carabinieri, mi hanno detto che se non mi faccio i cazzi miei mi prendono la patente. Mi hanno... Con small character, stato brutto, è stato un infame. Mi hanno fatto andato contro Fer Diablo. Pensa, Colonna, c'è Small Character che è andato un frontale contro Diablo. Eh sì, dai, infatti non ci si può divertire con questi qua, dai. Aspetta, è inutile. Big Chief, buttiamo fuori Small